Agos al prestito per te. Agenzia autorizzata Agos. Ad Arfo Boario Terme, in via Marconi 19B. Telefono 0364 53 61 58. Tutta questa gente che sta venendo a firmare, credo che dimostri quanto sia importante per questo paese questo ufficio postale. Molti cittadini della frazione di Grattacasolo di Piancamuno si sono recati questa domenica mattina al gazebo allestito dal gruppo di minoranza di Pisogne, Passione Comune, per sottoscrivere la petizione che chiede la riapertura dell'ufficio postale di Grattacasolo, chiuso durante il lockdown e non più riaperto. Quella saracinesca è abbassata dai primi di marzo, non oltre il 10 di marzo, e più nessuno ha fatto sapere niente. Nessuno ci ha informato di nulla, c'è un cartello che dice che è chiusa causa Covid. Una raccolta firme che segue un'interrogazione presentata in consiglio comunale. Hanno fatto un'interrogazione anche il gruppo di minoranza al sindaco che ha risposto chiaramente dicendo che aveva interpellato gli onorevoli della zona, però non abbiamo avuto nessun tipo di risultato e la cittadinanza è abbastanza arrabbiata, come vedete la gente sta rispondendo. Perché comunque il servizio postale a Grattacasolo è molto importante per tutti, soprattutto per gli anziani. Noi ovviamente questa petizione la faremo avere al sindaco, la faremo avere ovviamente alle direzioni provinciali e regionali per vedere di smuovere qualcosa. I cittadini insieme al gruppo di minoranza chiedono quindi a Poste Italiane di conoscere il motivo per cui l'ufficio postale non è stato riaperto dopo il lockdown durante il periodo delle riaperture. Un invito anche all'amministrazione comunale e al sindaco Federico Laini perché si attivi presso le sedi competenti per ripristinare al più presto il servizio. Come gruppo di minoranza, visto che in questi mesi la popolazione non ha avuto certezze dall'amministrazione comunale in merito alla riapertura dell'ufficio, abbiamo ritenuto doveroso attraverso questa petizione popolare fare pressioni sia sull'amministrazione comunale ma sulla direzione di Poste Italiane. Ci aspettiamo che la figura istituzionale più alta in carica a Pisogna, quindi il sindaco, esca dal suo ufficio e vada lui direttamente a fare le dovute pressioni politiche nei confronti dei vertici regionali di Poste Italiane per riaprire e riattivare un servizio essenziale per la popolazione di Grattacasolo.